benvenuto. Ciao, buonasera. Senti, una bella prestazione, l'ultima con il Vicenza, che ora necessita sabato prossimo assolutamente di una vittoria, la prima che cercate e che pensiamo tutti meritate. Buonasera a tutti, inizialmente ringrazio la società dell'Avellino che mi ha dato questa opportunità di poter pormi in campo e per questa maglia darò tutto per questa città, perché mi hanno dato tutto anche loro, e quindi cercherò di dare il massimo di me stesso. E per la partita contro Provercelli bisogna vincere, cioè adesso pensiamo a lavorare e a migliorare. Laius, in questi giorni ci stiamo chiedendo come mai la Fiorentina non ha puntato su di te, ci ha creduto invece l'Avellino, ci ha creduto la dirigenza, ci ha creduto mister Toscano. Beh, di questo sicuramente, perché dicevano che io non ero pronto per questa salta di qualità, e poi sono venuto qua ad Avellino e loro mi hanno dato questa opportunità, e ringrazio ancora la società e niente, dai. Ciao, senti, tu giocavi in Serie D nell'Est, giusto? Sì, prima di arrivare alla Fiorentina, e mi risulta che tu abbia giocato anche in altri ruoli, oltre che in difesa, giocavi anche a centrocampo, se me lo puoi confermare. Sì, sì, cioè io il mio ruolo, sono nato come terzino sinistro, l'ho sempre giocato, anche quando sono arrivato qua alcuni provini che ho fatto, ho sempre fatto come terzino sinistro. Poi a Est in Serie D ho giocato come mezzala, anche in ho giocato pure come attaccante in, come si dice, rappresentativa in Serie D. Ciao Laius, Marco Festa, 8 pagine 8 channel. Volevo chiederti di questo interesse che si è già scatenato nei tuoi confronti da parte del Watford, che ti seguiva prima che arrivassi ad Avellino. Su di te c'è anche il Leeds, il Monaco e squadre tante della Serie B tedesca. Come stai vivendo questo grande percorso di crescita che ti ha portato dall'essere svincolato all'Avellino con un contratto triennale e adesso già nel mirino di tante squadre importanti? Beh, adesso io penso solo a lavorare, cioè umiltà, e lavorare, poter migliorare questi difetti che ho, che dicono che io sono troppo irruente, quindi vabbè, cercherò di migliorarlo e niente, dai. Ciao Laius, due cose. Innanzitutto, se ti aspettavi questo grande inizio da parte tua nell'Avellino, di giocare titolare già dalle prime partite, e poi volevo chiederti qual è il tuo idolo, a chi ti ispiri? Beh, sinceramente, se devo dire la verità, non mi aspettavo di iniziare a giocare subito dall'inizio del campionato, cioè a metà campionato sì, pensavo di avere un po' di minutaggio, però siccome il mister ha avuto fiducia in me, mi ha messo in campo e io ho dato tutto e niente, adesso penso solo, come ho detto prima, di lavorare e cercare di migliorare giorno dopo giorno e continuare così. Per il mio idolo, cioè io, come ho detto prima, che io sono nato come terzino sinistro, quindi ho sempre seguito Marcelo del Real Madrid, però ora, come l'anno scorso, come quando giocavo nella Fiorentina,
Cioè, ho giocato come difensore centrale perché per necessità, perché non avevano un altro difensore centrale, quindi l'ho giocato tra qui due partite che ho fatto come terzino sinistro. E adesso sto seguendo tipo Chiellini, cioè, siccome il mister gioca in difesa 3, mi sto ispirando su di loro. Ayuso, a questo tuo momento positivo corrisponde invece il momento negativo dell'Avellino, soprattutto per quanto riguarda i risultati. 3 punti, ultimo posto in classifica, sabato contro la Pro Vercelli, una gara che l'Avellino non può sbagliare. Ne siete consapevoli, consci all'interno dello spogliatoio? In questo momento sappiamo che siamo in un momento un po' difficile e... Dobbiamo vincerla questa partita, cioè, poi io ho fiducia ai miei compagni perché li vedo lavorare molto bene e io sono soddisfatto e so che questa squadra può fare meglio. Ci sono tanti talenti che bisogna un po' di tempo per poter migliorare, però credo che sabato andremo in campo con la giusta mentalità. La Ius, sei molto attivo sui social network, in particolare su Instagram, dove hai scritto qualche giorno fa un pensiero molto bello su chi non ha creduto e su chi ha creduto in te. Ci vuoi spiegare un po' a chi era riferito in particolare? E soprattutto immagino che tu stia vivendo queste prime fasi con l'Avellino con grande soddisfazione, anche con un po' di senso di rivalsa. No, non mi riferivo di nessuno, perché io nel mio percorso, cioè, ci ho sempre creduto, perché io fin da piccolo ho sempre sognato di giocare a calcio, perché è sempre stato il mio sogno. Poi niente, sono arrivato qua, ho sempre seguito questo mio sogno e l'Avellino mi ha dato l'opportunità di farmi vedere e li ringrazio di nuovo. Senti, il tuo rapporto con Toscano? Beh, il mister è una bella persona. A me piace, poi ogni giorno, tutti i giorni in campo mi fa vedere come devo essere in campo, come mi devo, per l'impostazione del corpo. Il mio è una bella persona, sì, ed è bravo. Sì. Invece all'interno dello spogliatoio con chi hai stretto di più, e ti facciamo i complimenti per... Il perfetto italiano, complimenti davvero. Grazie, cioè, l'ho imparato qua in 4 anni, quasi 4 anni, però vabbè. Dentro lo spogliatoio non c'è, cioè, io mi sono legato con tutti perché i ragazzi sono tutti bravi e dico, con Asma sto sempre insieme, comunque lui parla inglese, io parlo italiano e non cerchiamo di capirci entrambi, però. Vabbè. Grazie mille. Grazie. Eccoci qui la conferenza stampa di La Ius di Allu, si è appena concluso, davvero simpatico il difensore biancoverde, tanti gli spunti interessanti, soprattutto sulla sua carriera e perché no, soprattutto sul futuro in biancoverde, lo ha ricordato anche il collega, 3 anni di contratto con l'Avellino, è stato senza dubbio uno degli acquisti mirati in casa biancoverde, lo ricordiamo, tra l'altro era
raggiunto in prova, subito destato ottime sensazioni nel ritiro a Sturno. Toscano lo ha voluto a tutti i costi e c'è stata quindi questa firma su un contratto triennale per l'Aius di Allo. È davvero tutto per quest'oggi dalla sala stampa del Partenio Lombardi. L'appuntamento è venerdì mattina alle ore 12 per la conferenza stampa pre-gara di mister Toscano, la conferenza che anticipa il match di sabato. Avellino Provercelli qui sempre al Partenio Lombardi. Buon proseguimento con i nostri programmi.